Tuscany Trail, che cos'è? Tuscany Trail è un unsupported bicycle adventure, ovvero un giro in bici senza supporto, quindi bisogna cavarsela per conto proprio, lungo questa bellissima regione della Toscana. È un'iniziativa di respiro internazionale, infatti più o meno una metà dei partecipanti venivano dal resto del mondo, d'Europa soprattutto. È previsto appunto un giro ogni anno, è cambiato, siamo arrivati alla 10ª edizione, quest'anno è intitolata The Ring perché hanno finalmente fatto un percorso ad anello, visto che gli anni scorsi c'erano stati grossi problemi per ciò che riguardava il rientro in treno. L'iniziativa è molto bella, molto seguita, quest'anno abbiamo raggiunto circa 5.000 iscritti. Ma chi tu fa fa? Ottima domanda. Quest'anno ho fatto 50 anni e avevo voglia di confrontarmi con una nuova sfida. Ho buttato un po' il cuore oltre l'ostacolo, perché finora con gli amici paratroli si andava a fare giretti relativamente modesti, esattamente di media la metà di quello che facciamo ogni giorno per 5 giorni in seguito, quindi piuttosto impegnativo. Ho cominciato a chiedere agli amici chi viene, chi non viene, sì, no, me la sento, non me la sento, è difficile, è tanta roba, ci provo, non ci provo. Allora sono andato da chi sicuramente pedala di più, ho approfittato dei nostri amici di Bike & Ride, ci approvvigionavamo di ruote e pedali, nonché di meccanici, e sono andato a chiedere: ragazzi, ma a me piacerebbe partecipare a questa Tuscany Trail, ma l'avete mai sentita? Sapete cosa consiste? E loro candidamente: sì sì, certo, noi siamo già iscritti, siamo un gruppetto, ti va di venire con noi? Dai. E così è partita questa prima avventura. Mi sono messo in contatto con loro, un gruppo di ben 11 persone, e sono stato l'unico paratroll infilato tra Bike & Ride. L'infiltrato, ho detto anche. E quindi niente, siamo partiti tutti insieme, in macchina in treno, ci siamo visti a Castagneto Carducci e il 1° giugno è partita questa avventura. 1° giugno 2023 si parte. Appuntamento davanti al negozio di Bike & Ride, Piazza Giovanni Italia, lungo Via Angelico, per preparare le bici. Ma iniziamo subito con la prima foratura, dai! Sì, Paolo ha beccato un chiodo, non ho capito che cosa. Comunque, prima prove generali di riparazione. Dopodiché smontiamo ruota anteriore, posteriore, quello che è, via, si carica in macchina e si parte alla volta di Castagneto Carducci, dove ci sarà la partenza del Tuscany. Abbiamo inizialmente calcolato di percorrerlo in 4 giorni, e all'ultimo abbiamo deciso invece di spezzarlo in 4 giorni e mezzo, in modo da evitare la partenza insieme a altre migliaia di persone. Come dicevo prima, sono circa 5.000 iscritti, quindi avremmo voluto evitare le file alle registrazioni alla partenza. E così, prima tappa, da Castagneto Carducci fino a Nada, passando per le bellissime pinete intorno a Cecina, qualcuno di noi ha fatto il bagno, e qualcun altro la doccia, perché ha cominciato subito a piovere, illustrando immediatamente quale sarebbe stato la cifra stilistica di questo Tuscany Trail 2023, ribattezzato per l'occasione il Tuscany Rain. Giorno 2, si parte dall'agriturismo dove abbiamo dormito vicino Vada, e in direzione Volterra. Prima tappa, Laiatico. Si comincia a pedalare tutti insieme, si arriva a questo bellissimo paesino che è famoso per il Teatro del Silenzio. Il Teatro del Silenzio è una costruzione artificiale, un teatro all'aperto, è stato creato sfruttando le dependenze di una collina proprio ai piedi di Laiatico. Hanno costruito all'interno un piccolo lago circolare e viene montata una rappresentazione all'anno. Presidente onorario, a parte questo, è un posto veramente, veramente suggestivo. Sì, perché ci sono le solite colline toscane, con i cipressi, i vialetti, i campi di grano, eccetera, eccetera. Ma è un'atmosfera che è molto, molto particolare e vale sicuramente la pena di perderci un quarto d'ora e perdersi un po' nelle sensazioni che offre questo luogo, questo ambiente particolare. E poi via, tutti insieme di nuovo, la volta di Volterra. Cominciano i gruppetti, chi pedala un po' più veloce, chi pedala un po' meno, chi è più tecnico sulla mountain bike, chi è più veloce sulla gravel. Ah sì, perché c'è stata questa grande diatriba: con che bici si va a fare il Tuscany Trail, mountain bike o gravel? Alla fine erano circa 2/3 erano gravel, che hanno patito parecchio su determinati tratti, poi vi racconterò. Per contro, noi in mountain bike abbiamo patito molto sui tratti pedalati, perché sono alternati molti tratti di strade bianche, di asfalto e altro. Quindi alla fine il compromesso migliore, in realtà, a mio modo di vedere, è stato la mountain bike con delle gomme un po' più scorrevoli. Non mi parlate di gomme?
alla volta di Volterra. Su Volterra c'è poco da dire, la cittadina è bellissima, di origine medievale, arroccata su un covuzzolo, bello faticoso a salire, questo sì, e siamo arrivati al pomeriggio quando stava per avere luogo il Palio del Cero, una delle feste più importanti di Volterra, che si rifà a una tradizione medievale dove le contrade cittadine avevano l'usanza di regalare dei ceri ai loro patroni, ai relativi patroni, che poi sarebbero state portate in cerimonia lungo tutto l'arco dell'anno. In cosa consiste? In un tiro alla fune. Quindi abbiamo assistito alla finale, peraltro, e sono arrivati proprio in quel momento, di tiro alla fune a Volterra, cioè tromba bassa, ma che stiamo per cedere? Fighissimo. Queste due squadre, di due contrade diverse, che si affrontavano tirando un carretto simboleggiante una torre piena di cero, piena di ceri, dovevano ovviamente trascinarla dalla propria parte. E ho scoperto c'è tutta una tecnica, con tanto di allenatore che dava il ritmo. Prima dovevano riposare mentre gli altri attaccavano, poi mentre gli altri davano segni cedimento attaccavano loro e facevano dei gesti per accompagnare con urla e incitazioni alla tecnica migliore per cercare di portare il cero dalla propria parte. Veramente affascinante. Siamo rimasti lì a cena, ci siamo rifocillati, vi ho fatto una passeggiata notturna bellissima, anche perché la città è anche illuminata molto bene, c'è un progetto di illuminazione, devo dire, niente male, quindi molto 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 bello. E poi ricca dormita, pioggia ovviamente, e pronti per il giorno. Giorno 3, si parte alla volta di San Gimignano, però stavolta devo fare prima una piccola premessa di stampo tecnico. Sapete cosa sono le gomme tubolari? Questo è un cerchio di gomma tubolare, come vedete non ha il tallone per la gomma. Infatti la gomma tubolare è come se fosse una camera d'aria rinforzata con le battistrada, quindi completamente chiusa e sigillata, incollata direttamente sul cerchio. Quindi non si può smontare come una normale gomma tubeless che si tallona sul cerchio, questa viene incollata sul cerchio stesso. Fatta questa bella premessa, vengo a che cosa è successo. Benissimo. Ero pronto tutto, avrei potuto smontare e rimontare la bici mia di altre quattro persone, praticamente alla stile MacGyver o qualsiasi cosa. Solo una cosa che potevo fare, riparare una gomma tubolare. E cosa è successo? Si è scollata la gomma dal cerchio, che a questo punto era tenuta solo per la valvola, che si è strappata. L'unica cosa che non era riparabile. Quindi io per strada, in mezzo al bosco, tra Volterra e San Gimignano, sono rimasto appiedato. 25 kg di bicicletta, in regime di marcia, sì, perché avevo anche delle borracce, e senza poter fare nulla. Ho passato circa 3 ore camminando, spingendo la bici, spiegando a tutti i ciclisti che incontravo, che devo dire con grande spirito di abnegazione, chi più chi meno, chi italiano, chi estero, si fermava per capire qual era il problema, se poteva aiutare, se poteva fare qualche cosa. Purtroppo non c'è niente da fare. E quindi niente, spingendo, arrivo a San Gimignano. Il gruppo ormai era andato avanti, avrò cominciato a cercare se c'era qualche ciclista, qualche ricambista, qualche cosa. Un cavolo di niente. E io arrivato a San Gimignano ho detto, ok, ci siamo salutati, se vedevo a Roma, mai fatto. E il gruppo ha continuato. Se non che, parla con Tizio, parla con Caio, a un certo punto un signore al quale ho raccontato questa disavventura, che abitava lì dintorni, mi rincontra il motorino. Inchioda in mezzo alla strada che quasi lo investono, mi fa gesti, mi fa aspetta, fermo, non ti muovere, ho visto passare un furgone di un'assistenza delle bici, fermo lì che lo vado a seguire e vediamo se ti può aiutare. Oddio, esiste, incredibile, la provvidenza c'è. E mi fermo da parte e aspetto fiduciosamente, tanto non ho nulla. Effettivamente lui va, tornando un po', torna seguito da questo furgone, metto bike, era effettivamente un... il ragazzo è proprietario di questo noto negozio di biciclette in Colle Valdelsa, che casualmente passava di lì, casualmente è stato notato questo signore che è riuscito casualmente a intercettarlo, fermarlo e portarlo indietro. Devo dire che, come ho spiegato qual era il problema, ha capito subito, il che già deponeva bene, perché vuol dire che la persona conosceva i gomme tubolari per mountain bike, se un passo avanti. Dopodiché dice, guarda, vado a fare la consegna, aspettami lì, torno, eccetera. Come torno? Si comincia a chiamare le altre persone del negozio, comincia a dire, ce l'avete mountain bike, una gomma tubolare, mountain bike, misura 29, eccetera, eccetera. Da un po' di silenzio, dove ho incrociato tutto l'incrociabile, dita dei mani, dei piedi, anche peli, mi fa, sì, ce l'abbiamo. Apri di cielo, cavolo,
la provvidenza esiste. Mi ha caricato sul furgone, mi ha portato su traccia, ma va bene, benissimo. Mi ha aperto il negozio a posto, mi ha fatto la riparazione, peraltro mi ha cambiato anche le pasticche dei freni, il freno posteriore, che col fango che ho preso prima si era praticamente consumato, erano quasi finite. Mi ha rimesso in pista. Si suol dire che il lupo non mangia il cervo sfortunato, ma mangia quello debole. Ok, benissimo. Io sono stato un cervo sfortunato, non sarò un debole. La porterò a termine questa Toscani Trail. Ormai ero rimasto solo, il resto del gruppo aveva circa quasi 4 ore di vantaggio, le tappe erano stabilite e dovevo raggiungere. Mi sono messo giù a pedalare, ho rivisto il percorso, ho visto le deviazioni, ho trovato l'iter migliore per rimettermi in carreggiata più velocemente possibile e ho cominciato a pedalare. Bene, adesso c'è da recuperare. Comincio a pedalare, pedala, sono da solo. Non è bello pedalare da soli, specialmente quando hai appena subito un carico di stress emotivo, non è indifferente, perché per me la Toscana era finita lì. E invece sono stato, tra virgolette, miracolato, grazie a Gippo Mike, Francesco, nella figura di Francesco, San Francesco, che mi ha rimesso in pista. Prima tappa, quindi, è Sierra. Molto bella. Mi sono prefisso innanzitutto di non fare tagli. Ho avuto questa botta di fortuna di poter proseguire la Toscana e quindi intendo farla tutta. E così via verso Siena. Sulla strada vedo che cominciano ad arrivare i classici nuvoloni del temporale estivo, ricordiamoci Tuscany Rain, e quindi niente, attacca a coprirsi. Mi fermo un attimo, riparo di una frasca, il tempo di tirare fuori la mantellina dal marsupio che comincia a venire giù un volo d'acqua. Due accidenti, qui non è questione di mantellina, quindi dovrò mettere il Gore-Tex, quello vero, giacca, pantaloni, il tempo di tirarli fuori dalla borsa, perché comunque è un pacchettaio per bene che viene giù di tutto, quindi mi li vesto un po' alla meno peggio, che cominciamo a grandinare chicchi grossi così e facciamo pure male perché erano tanti insieme all'acqua sulle nocche, sulle ginocchia. Infatti a un certo punto mi sono fermato, e il problema è che essendo vestito un po' di fretta e sotto l'acqua avevo messo male la giacca, la quale a un certo punto mi ha consegnato una secchiata d'acqua all'interno dei pantaloni, quindi un bel fondello umido, gambe bagnate fino a dentro i calzini, e via andare a pedalare. Quindi stavo proprio entrando a Siena, un percorso appena appena esposto in cresta, con fulmini che cascavano a destra e a sinistra, vicinissimi. Infatti in qualche momento mi sono fermato a volte sotto un pino, poi più prudentemente sotto la fermata dell'autobus. Ma stava venendo giù veramente tanta acqua. Ho approfittato un attimo per mangiare, per risistemare un po' l'equipaggiamento, ma questo volta venendo su po' fino alle mutande e oltre. E via dentro Siena. Ci sto dentro, come ho detto, non volevo farmi sconti al percorso, quindi in giro dentro campo, dentro casa del campo, andava fatto assolutamente. Una piazza bellissima, bellissima soprattutto perché ha un'energia particolare. Sarà per quello che ci fanno, per come viene vissuta, è bello. Nonostante stesse piovendo, come vedete nelle foto, quella non è nebbia, ma è acqua che viene giù. C'erano altri ciclisti come me che cercavano riparo sotto i tendoni dei bar, dei ristoranti, insomma c'era poco da ripararsi perché veniva giù. Ormai era facile, se ne frega. Due giri per la piazza, ok, la bandierina Siena l'ho messa, si riparte. Direzione Buon Convento. Le strade che si passano sono bellissime, sono in parte quelle delle strade bianche, della cicloturistica, le strade bianche, e in parte quella dell'eroica. La corsa ciclistica riservata a bici d'epoca, che fanno persone diversamente giovani, ma anche giovani, una manifestazione molto bella, molto sentita. Le strade effettivamente sono bellissime, devo dire. Nonostante stessi piovendo, nonostante stessi solo, fame, freddo non tanto perché comunque è abbastanza caldo, ma ero bagnato, frascico, e soprattutto dovevo arrivare. Non sapevo valutare bene quanto mancava Buon Convento e mi dovevo sbrigare perché altri non già arrivati, mi andavo a pensare, dicevo come vado, tutto a posto, ho detto mica tanto, sto pedalando, comunque arrivo. E così è stato, negli ultimi tratti, piano, dove già si vedeva la cittadina di Buon Convento. Una gioia, sono arrivato tutto bardato, sono arrivato in questo stradone tutto deserto e proprio all'incrocio incontro il resto del gruppo che dopo essere stato in albergo, essersi fatto una doccia eccetera, stava per andare a cena, erano già le 8 di sera passate, arrivo, quasi non mi hanno riconosciuto perché ho tutto bardato da pioggia, infangato fino ai denti e oltre, però è stato bello, ce l'ho fatta.
ho bucato in maniera irreparabile, ho avuto una botta di fortuna per poter essere rimesso in pista, me la sono fatta tutta di corsa e ho raggiunto il gruppo giusto in tempo. Giorno 4, si riparte da Bocconvento verso Grosseto. Questa è stata una tappa abbastanza dura, molto pedalata, abbiamo fatto 2350 metri di dislivello per 120 km. Bella, anche un po' ripetitiva se vogliamo, perché abbiamo attraversato il Montalcino, nel senso che l'abbiamo attraversato, riattraversato, insomma ci siamo girati tutto lungo largo. Bello, bellissimo, però dopo 4 ore di colline, ciprese, eccetera, vabbè, ne vedo qualcos'altro, a parte questo. Partenza di mattina presto, naturalmente facendo un po' di yoga, perché i cinesi sono sempre di legno, ma a me piace essere morbido e flessibile, quindi un po' di yoga la mattina prima di partire, devo dire, aiuta parecchio. E quindi, dicevo, fatta una buona colazione, siamo partiti. Io stavo ancora un po' scombussolato dal giorno precedente, perché la giornata è stata molto faticosa per me e alla fine anche ho dormito male, mi sono reso conto che avevo ancora lo stomaco strizzato dallo stress e della fatica, quindi la cena ha faticato a trovare il suo spazio. Comunque, piano piano ritrovo la forma e ci mettiamo a pedalare. Prima tappa a Pienza. Come sono entrato? Primo alimentari, ho voluto assolutamente un pezzo di pane e un pezzo di formaggio, non panini, un pezzo di pane e un pezzo di formaggio, che il classico cacio di Pienza è famoso, la famosa caciotta, e devo dire è proprio buona. Ci siamo goduta, c'era un signore che suonava il violoncello, strumento che a me piace molto, e che peraltro creava un'atmosfera molto particolare in questi vicoli medievali. Fatta questa breve sosta, siete mangiato tanto, considerate che facciamo fuori circa 6.000 calorie al giorno, quindi era un magno magno. Ebbene sì, a pranzo un bel piatto di pasta, durante sia la mattinata che il pomeriggio un paio di merende, che sia un paninetto che ce l'ho portati dalla mattina, una banana, una barretta, o meglio una crostata o qualche cosa di tipico. Comunque bisogna mangiare per non andare mai in deficit, per non mangiarsi i muscoli letteralmente, perché stare 12 ore in bici devi essere ben nutrito. E quindi via per colline verso Grosseto, ovviamente sotto la pioggia, e così fino a Grosseto. Vai. Giorno 5, ultima tappa. La fatica comincia a farsi sentire. La giornata di ieri è stata molto pedalata, più da gravel se vogliamo che da mountain bike, ma oggi è da mountain bike, bella seria. Richiederà capacità di guida avanzate. Grazie al cielo noi abbiamo la palestra di Monte Mario che ci tiene in forma, però non è stata semplice. Per molti, molti hanno avuto problemi in realtà, diciamo. Si parte da Grosseto, si passa alla zona intorno a Cassione della Pescaia, l'oasi di Ghiacciambotrona, bellissima, veramente bella. Iniziare la pedalata in questa zona umida, in questa oasi, WWF peraltro, con aironi da una parte all'altra, le spigole che cacciavano i piccoli cefali negli stagni che si attraversavano, veramente bello, veramente ci ha messo di buon umore, ci è piaciuta. Un bel riscaldamento. Si passa poi indietro Puntala, ci affaccia da Calaviolino, posti fantastici. Purtroppo coi tempi non ci stavamo perché toccava fermarsi a fare un bagno, ci voleva proprio, però eravamo stretti quei tempi. E quindi via, di nuovo pedala, e si affronta l'ultimo tratto, montagnoso, ma soprattutto fangoso. Ma quando dico fangoso, intendo molto fangoso. Qualcuno conosce la cosiddetta regione dei grandi fanghi, giù al Pineto? Peggio, anzi molto peggio, un po' peggio, come hai pensato? Peggio. Sì, aveva fatto il mini a poco, stranamente, una bomba d'acqua, quindi già il pendio era un single track abbastanza impegnativo di suo. Pietre, fango, e sabbia, tutto misto, un paio di guadi da fare, sali, ti scendi, e tutto ovviamente piastricciato di 2-3 dita di fango, di quello proprio estremamente fluido, più le pozzanghere a tradimento. Come potete vedere in questo piccolo video che mi hanno fatto, ci sono letteralmente cascato dentro, cioè fino al mozzo, e uscire non è stato semplice perché la bici era pesante, c'era altra gente, e stavo cercando di non fangare proprio fino alle orecchie, insomma, comunque ce l'abbiamo fatta. Siamo usciti anche da quest'ultimo inferno di fango, ci siamo presi ovviamente, strano, un po' d'acqua, manca a dirlo, toscanire in vita. E finalmente, prima di riuscire verso Castagneto Carducci e arrivare all'arrivo, ci siamo concesso un bel gelato. Ci voleva invece delle solite barrette integratori, un gelato artigianale lì
Visto questo, veramente, veramente rinfrancante. E via, ultime piogge, ultimo fango, e siamo arrivati dove non c'è posto, nessuno. Sì, mi dispiace, devo fare qualche critica all'organizzazione perché bello, bello tutto, però che cavolo, appena arriviamo, ci vuoi dare un benvenuto? Ci vuoi venire incontro? Ci vuoi tu fare una foto, ricordo, all'arrivo? Ci siamo aspettati qualcosina in più. Detto questo, è stata una bellissima esperienza. Abbiamo festeggiato, ovviamente, stranamente, con della birra. E dopodiché una sciacquata per levare qualche mezzo chilo di fango dalle bici e dalle gambe, e poi di nuovo in macchina verso Roma. Peccato perché i posti sono belli, la Toscana sicuramente una regione eccellente, come tante altre in Italia, quindi ci sono anche tanti altri trail in Italia da affrontare. Mi parlavo della Basilicata, dell'Abruzzo, dell'Orvieti, ce ne sono tanti, ma comunque questo è stato il primo. L'abbiamo fatto tutti insieme, è stato bello, anche se in realtà, ecco, voglio una nota di merito. Di 11 che eravamo nel gruppo, solo in due abbiamo fatto il percorso per intero. E noi siamo in due. Beh, ragazzi, che dire, è stata una bella esperienza. Se vi è piaciuta, se più che altro se vi interessa, come l'abbiamo ascoltato, per esempio, per ciò che riguarda il carico, le borse, l'alimentazione, la logistica, cosa ci siamo portati, cosa è servito e cosa no. Volete sapere tutte queste cose? Vai, scrivete, chiedete. Scrivete nei commenti, chiedeteci, chiedetemi se era risposto. E che dire, seguiteci anche sugli altri canali, noi ci alleniamo quasi ogni settimana, cioè tutte le settimane in realtà, sul canale Telegram ci sono le uscite del sabato, la domenica e anche in presettimanale. Iscrivetevi, venite. Ciao ragazzi!